Tensione oggi in Consiglio regionale. Gli esponenti dell'opposizione abbandonano l'aula per protestare contro le tante assenze. Seduta sospesa, quindi, e il presidente Rosario Monteleone è costretto a richiamare i colleghi al proprio dovere. Anche se in questo caso c'è l'attenuante che è arrivato un comitato di cittadini che da un'ora che tiene impegnato la conferenza dei capigruppo e gli assessori delegati, perché c'è questo incontro con questi operatori della sanità pubblica e privata. Certo è che questo fenomeno si è verificato in più di un'occasione e, come ho detto direttamente in aula, inviterò il presidente Burlando, richiamerò ufficialmente gli assessori e consiglieri, ricordando loro che il primo dovere è quello di partecipare alle riunioni delle sedute del Consiglio, e se non ci sono impegni istituzionali straordinari tali da giustificare la presenza di un assessore a Roma o in qualsiasi altra parte del territorio che si rendesse necessario, il loro primo dovere è quello di partecipare alle riunioni del Consiglio, anche perché le riunioni del Consiglio vengono calendarizzate con un congruo anticipo, quindi tutti sapevano ormai da 15 giorni che il 2, 3, 4 e 5 d'agosto c'era Consiglio regionale, quindi mi sarei aspettato una presenza un po' diciamo così più numerosa da parte degli assessori.